RSV4 è un progetto completamente inedito che è nato in Aprilia all'inizio dell'anno 2006. È nato per tracciare un solco significativo nel mondo delle moto supersportive e per questo è andato avanti facendo tutte le scelte più funzionali a ottenere il massimo in termini di prestazioni e di sportività. Il risultato di questo lavoro durissimo di 3 anni sono due moto strettamente parenti fra di loro, la RSV4 Superbike e la RSV4 Factory. Ecco il ruggito inconfondibile di RSV4 nella versione Superbike. Un propulsore straordinario, nato nel reparto ricerca e sviluppo di Noale. Innovativo in ogni suo aspetto. Seguiamo nel suo percorso l'affascinante storia del primo motore 4 cilindri Aprilia. Per definire il motore delle Aprilia sportive di nuova generazione siamo partiti da due concetti di base. Per prima cosa abbiamo fatto tesoro dell'esperienza maturata negli anni con la RSV bicilindrica, con lo schema AV stretto. In secondo luogo puntavamo a una potenza superiore a quella della concorrenza. Da qui nasceva l'esigenza di andare oltre il bicilindrico e quindi la scelta obbligatoria dello schema a 4 cilindri AV stretto. Gli obiettivi erano molto alti, 180 cavalli per la versione di serie e oltre 200 cavalli per la versione superbike. Una sfida estrema e affascinante, vinta puntando proprio sull'innovazione, sulla capacità di immaginare il futuro delle moto da competizione e delle ipersportive destinate all'uso in pista. RSV4 è il primo motore completamente progettato e sviluppato in Aprilia. Motore estremamente compatto, questo era il target. Un dato. La larghezza alle teste è 250 mm contro 400 mm dei 4 cilindri in linea. Questo è stato ottenuto non solo grazie alla scelta della configurazione V stretto, ma anche a una scelta particolare del layout della distribuzione. Motore leggero, nonostante la sofisticazione del layout. Questa leggerezza è ottenuta con basamento monolitico che integra completamente le canne. Canne indurite superficialmente mediante trattamento galvanico di carburi di silicio in matrice di nickel. Regime di rotazione per la versione stradale di 13.500 giri e per la versione superbike superiore ai 15.000 giri ottenuti grazie al progetto, in particolare della distribuzione, con i componenti molto leggeri. Un 4 cilindri compatto, leggero e innovativo in ogni suo aspetto. Il cambio è estraibile, una soluzione tecnologica che denuncia l'origine racing del 4 cilindri Aprilia. Anche l'elettronica in campo motociclistico non aveva mai creato soluzioni così avanzate. Centralina Magneti Marelli per la gestione di accensione, iniezione e condotti ad altezza variabile. Sistema Ride by Wire di nuova generazione che guida i corpi farfallati motorizzati. Tre diverse mappature selezionabili al manubrio. Il motore RSV4 in versione Factory eroga circa 180 cavalli e 115 Nm di coppia, che possono essere incrementati a 210 cavalli nella versione Superbike. Per ottenere queste fantastiche prestazioni abbiamo lavorato su tutti gli aspetti del motore, in particolare sulle valvole di aspirazione in titanio da 32 mm, sulle valvole di scarico in Neimonic da 26, sul sistema di aspirazione che è comandato da un ride by wire con doppio iniettore per cilindro. Abbiamo un iniettore messo a valle della valvola farfalla e un iniettore messo a monte della valvola farfalla per gli alti giri e gli alti carichi. Abbiamo poi un sistema di aspirazione a tromboncini variabili per ottimizzare la prestazione del motore a tutti i regimi. Il propulsore di RSV4 ha cominciato a girare al banco annuale nel novembre del 2006. Ecco l'attimo in cui è stato acceso per la prima volta. Da allora è stato svolto un ingente lavoro di affinamento e sviluppo. Migliaia di ore di test al banco, centinaia di ore di collaudo in strada, decine di test di sviluppo in pista. Il motore di RSV4 Factory ha già alle spalle una storia di 300.000 km. Nel reparto motori Aprilia viene assemblato con